Ah, certamente é uma coisa belíssima, né? Sobretudo porque dá um pouco de tempo que ela está no, sei lá, na sua esquadra em Série A. E questo fa um piacere não só ai calciatori, não só, diciamo, la società, ma soprattutto ai tifosi, che sono loro che hanno sostenuto, di quello che ho letto, di quello che so, la squadra dalla prima giornata fino adesso. Senti, avresti portato la Padula ai campionati europei? Ma guarda, noi abbiamo bisogno nel Flamengo di una punta come la Padula che ti garantisce almeno 20 gol a stagione. No, ma lui è già a posto per andare a una grossa squadra. Farà il salto di qualità senz'altro quest'anno. Purtroppo per il tifoso pescarese. Senti, cosa ti senti di dire ai tifosi per quest'ultima partita a Trapani che tu seguirai sempre tramite Radio California, no? Prima state tranquilli. Noi andiamo oltre quello che sappiamo che il calcio ci riserva ogni tanto qualche sorpresa, però abbiamo già fatto il 75% della strada per arrivare in Serie A. È vero che vuoi anche intonare l'inno del Pescara con la tua banda? Ho chiesto lì a Remo Firmani, lui che ha detto in stampa del Pescara. Lui mi ha mandato già l'inno della mia epoca, quello è Viva Pescara. Io prenderò le parole, farò vedere ai ragazzi, poi c'è Rodrigo, mio figlio, che parla bellissimo italiano e lui suona anche con noi. Se Pescara va in Serie A, facciamo un registro, una registrazione e mandiamo a voi, ok? Ti abbracciamo Leo, grazie, grazie, un abbraccio forte, un abbraccio Leo, Ciao, 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 ciao. grazie.